cos'è Fake Folk? Fake Folk è un progetto, diciamo, io ne parlo, l'idea è quella di fare la festa alla festa, cioè di, attraverso uno spettacolo, in qualche modo, rappresentare ma anche vivere la fine di un mondo, quello tradizionale della festa, del folklore, eccetera, e contemporaneamente una riflessione sulle nuove modalità di partecipazione, dove c'è, infatti c'è un intervento, diciamo, dentro Fake Folk, c'è una presenza molto molto, molto forte di discorsi sul reale, virtuale, sulla comunicazione, eccetera. Quello che tengo a dire è assolutamente che si tratta ovviamente di una mia idea, diciamo così, che peraltro mi covo da anni, ho avuto anche dei precedenti, più di 10 anni fa feci una versione completamente diversa di questo, diciamo, format della finta festa tradizionale, e però in questo caso si tratta di un progetto assolutamente collettivo dove io insieme a un'altra serie di artisti di vari campi e settori, che vale la pena citare tutti se entriamo nei 3 minuti, che sono Lorenzo Lemme, che si occupa della musica, Nexus, Giuseppe Gatti, che si occupa di realtà virtuale, oltre che essere un ballerino hip hop, Alessandra De Luca, che mi ha aiutato molto nella drammaturgia, e Dario Aggioli, che si occupa del montaggio dei video. Insomma, tutti insieme, una serie di artisti, ci siamo messi assieme per creare questo evento, che ci sembrava anche un modo giusto per uscire da questi 2 anni di pandemia, un evento che ha avuto molte tappe di studio, appunto, al chiuso dei nostri isolamenti pandemici, e ci siamo messi insieme per creare questa cosa che, insomma, ci sembrava giusto uscire da questi 2 anni di pandemia, ammesso e non concesso, ma diciamo ammettiamolo che ne siamo veramente usciti, con qualcosa che fosse qualcosa di più o comunque di diverso da uno spettacolo, perché è vero che si tratta della presa in giro, diciamo, della festa e della partecipazione festiva, ma con l'ambizione di creare una nuova vera festa in qualche modo. Quindi è la festa, diciamo, a differenza dello spettacolo teatrale, non è qualcosa da guardare o da vedere o osservare, ma è innanzitutto qualcosa qui da vivere e da partecipare. Quindi, appunto, Fake Folk è il nostro modo per uscire dalla pandemia con l'ottimismo della volontà di creare possibilità di nuove feste postmoderne, scanzonate, divertenti, dissacranti, ma appunto, diciamo, la dissacrazione è in qualche modo, secondo me, ancora all'interno della sfera del sacro che la festa tradizionale tendeva a macinare. In qualche modo dissacrare la festa è ancora un modo, forse l'ultimo estremo tentativo di renderla viva, presente e abitabile per noi, che insomma siamo di un'era ormai post tutto, post tradizioni, anche forse post presenza fisica. Ho detto un sacco di cose un po' così che secondo me rendono un'idea. Questo progetto, ci tengo a dirlo, insomma, che per una volta non mi vede da solo in scena con i miei spettacoli pieni di personaggi che però hanno sempre la mia carne, invece questo progetto un po' più grande di quelli a cui sono abituato è stato possibile, ci tengo a dirlo, grazie alla collaborazione e alla produzione di Crampi, questa associazione romana associata al Teatro del Particciolo, che ha assistito a uno dei primi studi di questo lavoro, ci si è appassionato e hanno deciso di produrcelo, e quindi io non smetterò mai di ringraziarli non solo per i soldi che hanno messo in questo progetto, ma anche e soprattutto per la passione e il crederci che hanno dimostrato fin dall'inizio, insomma, che credo che ci ha portato a costruire qualcosa di bello, spero, che comunque attraverserà quest'estate parecchi festival italiani. Ehi, zucchero, filato, cambio, numero. Ancora zucchero, filato, cambio, numero. Zucchero, filato e vai col numero.